Oh, buongiorno a tutti. Vediamo un po' oggi chi c'è qua. Intanto c'è la nostra bella lavagna. Vediamo un po'. Oh, c'è il T-Rex che dorme alla lavagna. Oh, ciao Minù, vedo che ci sei anche te. Miau, ciao a tutti. Oh, ci sono anche i nostri trasportatori. A proposito, Minù, in questi giorni abbiamo fatto un po' di andirivieni con le caramelle. Ce ne hanno consegnate, un po' le abbiamo consumate perché abbiamo festeggiato il tuo ritorno dallo spazio. E io non ho più, non so più quante caramelle abbiamo adesso nel nostro deposito, così vorrei contarle per avere la situazione sotto controllo. Allora, apriamo un po' e tu controlla, eh. Una, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nel nostro deposito abbiamo 11 caramelle. Adesso le rimetto dentro. Oh, il nostro deposito scrigno è quasi pieno. Lo sai che mi viene un'idea? Miau. Io oggi sono d'accordo con la Pimpa per giocare con i Lego e poi potrei farle una sorpresa. Se prendo quattro caramelle, ce le possiamo mangiare poi quando abbiamo finito di giocare, ci vogliamo riposare un po' e fare magari la merenda. Va bene, Minù, dai, prendiamole, anzi, te. Prendiamole di qui. Allora, una. Oh sì, questa qui ha le erbe, è così buona, le ricorderà il prato. Questa al latte che è così buono, ne prendo una al latte anche io. E poi, oh, una gomma, una al miele, quella come i fiori. Ecco qua, quattro e chiamerò i miei amici trasportatori e me le faccio mettere da parte. Eccole qua. Sul camioncino, tutte e quattro, e le metto da parte perché voglio fare una sorpresa. Va bene, io allora chiuderò lo scrigno e le possiamo mandare lì in un posto un po' che non si veda. Ciao, lo sai che quella storia dei problemi dell'altra volta alla fine mi è piaciuta? Ora sono contento che con qualunque cosa io posso anche inventarmi dei problemi e trovare le soluzioni. Adesso lo sai che mi è venuto in mente un problema. Allora, il problema è questo. Allora, se prima nello scrigno c'erano 11 caramelle e io ne ho portato via 4, possiamo usare il nostro superpotere dell'aritmetica, della matematica, per sapere quante sono le caramelle rimaste qui nello scrigno? E senza aprirlo? Ma certo, Minù, perché il superpotere della matematica è un superpotere grandissimo. Anzi, il problema che hai impostato è già un problema che ha tutti i termini giusti, perché abbiamo fatto il testo, che la storia è questa. Nel deposito c'erano 11 caramelle. Minù ne ha prese 4 e le ha portate via. La domanda è: quante caramelle sono rimaste? Quante sono restate nello scrigno? Ebbene, adesso possiamo far vedere come si risolve questo problema, come si risponde a questa domanda usando il superpotere dell'aritmetica. Ecco qua, naturalmente ho bisogno del mio solito foglio a quadrettoni. Mettiamo un attimo lo scrigno da parte e qui ho il mio foglio a quadretti che ci aiuterà a risolvere questo problema. Allora, vediamo quali erano i dati. I dati erano questi. Allora, nello scrigno, che è il nostro deposito delle caramelle, c'erano 11 caramelle, ve lo ricordate? 11 si scrive così, una cifra alle decine, una cifra alle unità. E Minù ne ha portate via 4 e io scrivo il numero 4 qui. E
Il problema era quante ne restano. Tutte le volte che la domanda è quanti ne restano, sappiamo che c'è un'operazione apposta che ci permette di saperlo. L'operazione è la sottrazione, che non si chiama, che ha due nomi in effetti la sottrazione, si chiama sia sottrazione che differenza. E il segno della sottrazione e della differenza è il segno meno. E adesso abbiamo scritto un'operazione. Come ne abbiamo già fatte, quindi siamo capaci a risolverla. 11 meno 4, come possiamo fare? Allora, ormai sappiamo tante maniere per risolverla, eh? Allora, useremo la scorciatoia del conteggio all'indietro usando le dita. Allora, dovremo toglierne 4 partendo da 11 andando all'indietro. Allora, ecco qua le 4 dita. E siamo a 11, ne abbasso una e siamo a 10, 9, 8, 7. 11 meno 4 uguale 7. Ma sarà vero? Miau! Dai, vuoi verificare veramente? D'accordo, allora riapro lo scrigno e vediamo se sono 7 caramelle. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Miau! È proprio un gran superpotere questo dell'aritmetica. Eh sì, è vero, Minù. Ok, allora hai visto che anche questo problema si può risolvere con l'aritmetica. Ciao, adesso puoi andare a giocare con i Lego. Oh, ciao! Ehi, ciao ragazzi! Ciao, ciao! Ciao Claudio! Miau! Vedo che state giocando bene con i Lego, ma siete uno da una parte e uno dall'altra, come mai? Perché abbiamo pensato di provare ognuno a realizzare qualche cosa e vedere poi chi ha fatto la cosa più bella. Miau, però, ascoltami Claudio, senti, io ho un po' il sospetto che Pimpa abbia preso più pezzi di quelli che ho preso io. Non è che possiamo usare uno dei superpoteri per saperlo? Ma certo, Minù, non c'è bisogno che fai così il misterioso, sai? Per sapere questo che mi hai chiesto, bisogna un attimo contare i pezzi. Per contare i pezzi, possiamo contare sulla nostra amica? Ah sì, Pina, la Pina, Pina, la Pina. Ciao ragazzi! Sono molto contenta in questo periodo perché ci sono tanti fiori aperti e io bzz, 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 vado a prendere il polline e anche il nettare, soprattutto il nettare che mi piace di più, che è bello dolce. Ma sono sempre pronta quando mi chiamano i miei amici. Perché sono brava a contare, loro lo sanno, e perché io sono abituata ad andare da un fiore all'altro, come vado da un pezzo all'altro, li conto. Allora, contiamo i pezzi che ha Minù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pezzi. Minù, tu hai 10 pezzi, adesso andiamo a contare quelli che ha la bimba. Allora, bzz, 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 bzz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco qua, ho preso il mio solito bel foglio a quadretti, anzi a quadrettoni, e vediamo un po' i numeri che ci ha dato Pina la Pina. Allora, Pina la Pina ha contato i pezzi di Minù e ha detto i pezzi di Minù sono 10, e l'abbiamo visto tutti che li contava, eh? Pina la Pina non si sbaglia mai. Bene, poi ha contato quelli della Pimpa. E ha detto i pezzi sono 8. Allora, adesso possiamo capire già chi
chi ha più pezzi, basta guardare chi ha il numero più grande, perché è la quantità più grande. Miau, certo, il 10 è più grande dell'8. E se vogliamo anche mettere il segno, sappiamo che questo segno vuol dire che 10 è più grande di 8. E Claudio, però, io credo che possiamo anche sapere quanti pezzi ha in più Minù rispetto a me. E non per farla dispettosa, ma perché anche a me cominciano a piacere i problemi. Allora, vediamo un po', questa domanda, i superpoteri dell'aritmetica possono rispondere? Ma pimpa, certo, adesso vi faccio vedere. Allora, l'operazione che chiamiamo sottrazione, a volte la chiamiamo anche resto perché serve a trovare quanto restano, si chiama anche differenza perché è quella che trova le differenze e serve proprio apposta a risolvere questo problema. Guardate, si prende il numero più grande, che è il numero di pezzi che ha Minù. Abbiamo detto che usiamo questa operazione, la sottrazione. Vi ricordate che segno ha? Miau, c'ha un numero meno. Esatto, è il numero, cioè è il segno meno, non il numero meno. Cosa dici, Minù? Fai confondere anche me. Meno 8. E questa operazione adesso la sappiamo fare, vero? Miau, certo, anche qui possiamo contare all'indietro. Allora, qui abbiamo tutte le dita. Dobbiamo, che sono 10 le nostre dita, ne dobbiamo abbassare 8. Ne abbassiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quante ne sono rimaste? 2. La risposta è 2. Allora possiamo dire che Minù ha due pezzi più della Pimpa. Miau, ma io l'ho fatto senza volerlo. Allora, vediamo un po', io adesso tolgo questi due pezzi così abbiamo tanti pezzi uguali. Beh, sì, anche in questo caso fai un'operazione, l'operazione di togliere. Togliamo questi due pezzi rossi, uno e l'altro questo qua. Oh, li ho presi tutti. Adesso probabilmente abbiamo tutti i pezzi uguali, ma sì, sono sicuro perché abbiamo tolto i due che tu avevi in più. Però dai, sono due. Io lo so che giocate bene insieme, possiamo dividerseli? Una a te e una a me? Ma lo sapete che ho detto adesso un'operazione che vedrete in futuro, che è l'operazione della giustizia, quella che fa le parti uguali, ma ne parleremo l'anno prossimo. E adesso, Pimpa, io devo dirti un piccolo segreto. Minù ha voluto mettere da parte delle caramelle per lui e per te, perché lui è sempre contento di giocare insieme a te. E allora festeggiamo! Yeah! Ciao a tutti bimbi! Noi adesso abbiamo qualcosa di molto dolce da fare. Vi mandiamo un bacino. Ciao ciao! Ciao anche dal maestro Claudio!